Serie A che ha appena cominciato allo stadio comunale di Torino, dove si affrontano Juventus e Napoli, vale a dire le due squadre che sono al primo posto della classifica a pari punti, con 12 punti ciascuna, 4 vittorie e 4 pareggi, nessuna sconfitta nelle prime 8 giornate del campionato di Serie A per Juventus e Napoli, che sono così ora allo scontro diretto. Vediamo in azione subito Serena, le prese con Ferrario, e la Juventus nella sua prima azione di attacco ha subito guadagnato il primo calcio d'angolo, che viene battuto da Massimo Mauro, numero 7 della formazione in maglia bianconera della Juventus. Subito in attacco la Juventus, calcio d'angolo verso la porta di Garella che esce, colpisce di testa e poi gol mancato di un soffio dalla Juventus, andata per due volte nella stessa azione a un passo dal gol, sembrava quasi che la palla fosse dentro, il colpo di testa probabilmente di brio finale è stato poi salvato sulla linea di porta in maniera quasi miracolosa dai difensori del Napoli. Dopo appena 50 secondi Juventus a un passo dal gol, con un'azione scaturita dal calcio d'angolo di Mauro che ha veramente fatto gridare al gol tutti gli sportivi, i tifosi juventini. Avvio dirompente di questa partita che viene dopo il mercoledì di Coppa nella quale la Juventus è stata eliminata dalla Coppa dei Campioni proprio su questo stesso stadio comunale di Torino ai calci di rigore dal Real Madrid, che aveva vinto 1-0 all'andata, ha perso 1-0 al ritorno, e poi la decisione ai calci di rigore che ha eliminato la Juventus alla stessa maniera con cui era stato eliminato il Napoli dalla Coppa UEFA e poi successivamente anche la Roma e la Fiorentina dalla Coppa delle Coppe e ancora dalla Coppa UEFA. Vediamo in azione Diego Armando Maradona che serve verso Giordano. Giordano supera Brio due volte, poi arriva Bonini e va ad impedire al napoletano di effettuare il cross. L'arbitro Luigi Agnolin, che dirige l'incontro, ha segnato naturalmente il calcio d'angolo in favore del Napoli. Si pareggia il conto dei corner, lo sta per battere Francesco Romano. L'incontro è diretto da Luigi Agnolin, ecco la traiettoria verso l'area di rigore, Renica si era spinto in avanti, poi va al cross Ferrara, controllato dal portiere Tacconi. Dicevo della terna arbitrale, dirige l'incontro Luigi Agnolin di Bassano del Grappa, l'arbitro che era presente in Messico al campionato del mondo, con la collaborazione dei giudici di linea Baldi e Luci. A terra Diego Armando Maradona, vediamo comunque la formazione completa della Juventus, che ha confermato Cabrini, che si era leggermente infortunato nel finale della partita con Real Madrid, sembrava che Cabrini non potesse essere in campo, e invece ce l'ha fatta, quindi Marchesi ha potuto schierare Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Caricola, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini e Laudrup. Dunque confermato Caricola nel ruolo di libero al posto di Scirea e di Soldà indisponibili. Tanto va via Maradona dopo aver vinto un take, l'ha superato anche Favero. Maradona entra in area di rigore, cerca di allargare verso Giordano su cui c'è sempre Brio. Brio ha un rinvio un po' affannato, frettoloso, che ha mandato la palla subito in fallo laterale. Bagni, anche Bagni ha rischiato di non essere presente a questa partita, ha provato a un quarto d'ora dall'inizio dell'incontro e le sue condizioni gli hanno consentito di scendere in campo, per cui Bagni è presente con il suo numero 4. Ecco l'azione juventina di Mauro, ha controllato De Napoli, è stato segnato il primo gol in Serie B, i
il Pescara è in vantaggio a Trieste con un gol di Rebonato. Vediamo Bonini. All'inseguimento del pallone Mauro e Cabrini. Brio, Caricola. Bagni. Ecco Ferrario. A San Siro, Inter 1, Torino 0, ha segnato Altobelli. Primo gol in Serie A di Alessandro Altobelli, che è il capocannoniere della Serie A, e di fronte a lui non c'è Kift, che era a pari punti, cioè con 5 gol per parte, centravanti del Torino, perché Kift si è infortunato mercoledì in Ungheria nel match di ritorno fra il Torino e il Rabaeto, per cui Kift è stato operato al ginocchio e dovrà stare assente forse anche 3 mesi. Quindi sesto gol in questo campionato di Spillo Altobelli, capocannoniere della Serie A. Discende la Juventus con Bonini, il suo tiro viene deviato ed è secondo angolo. Rivediamo comunque anche la formazione del Napoli con i numeri. Napoli numero 1 Garella, 2 Bruscolotti, 3 Ferrara, 4 Bagni, 5 Ferrario, 6 Renica, 7 Sola, 8 De Napoli, 9 Giordano, 10 Maradona, 11 Romano. Bonini ancora propone questo cross mancato da 2 giocatori, ma non da Bagni, che con calma serve indietro nel disimpegno verso Garella. Ecco in azione Fernando De Napoli, Salvatore Bagni, Francesco Romano, l'ultimo acquisto del Napoli, anticipo di Brio che precede Giordano, verso il quale era diretto il pallone, Manfredonia, Platini, a Trieste ha pareggiato la Triestina con il vecchio Causio, quindi 1-1 fra Triestina e Pescara, gol di Franco Causio dopo quello di Rebonato. Ha battuto la punizione Platini, ma la punizione deve essere ripetuta. Si allontana Sola e anche Romano. Sono gli acquisti a campionato iniziato, Sola e Romano. Al volo, gran tiro, scoccato da Laudrup, con quadrato il danese Michael Laudrup. Bella girata di destro al volo, con palla fuori dello specchio della porta, di poco ha sorvolato la traversa. Calcio di rigore intanto per la Sampdoria. Vediamo Vialli che sta per battere il calcio di rigore nell'incontro Sampdoria-Milan. Ecco in azione intanto Francesco Romano, che serve Sola. Sola alle prese con Bonini. Platini. Manfredonia ancora indietro al portiere Tacconi per evitare il pressing degli avversari. Bonini. Mauro si svincola molto bene. Intanto il rigore di Vialli è stato parato dal portiere del Milan Galli, per cui è sempre 0-0 fra Sampdoria e Milan. Giovanni Galli, portiere che fu della nazionale nei mondiali di Messico, ha parato un calcio di rigore battuto male da Vialli.
a Torino, nono minuto e 55 secondi del primo tempo, calcio di punizione in favore della Juventus con il punteggio di 0-0 fra Juventus e Napoli. Brio in area di rigore insieme a Manfredoni, anche Bonini, anche Cabrini si avvicina sulla traiettoria di Mauro, colpo di testa da parte di De Napoli che allontana ancora in calcio d'angolo, terzo angolo in favore della Juventus che ha cominciato in maniera sicuramente più autoritaria nei confronti del Napoli. La Juventus ha sfiorato un gol in maniera clamorosa al primo minuto di gioco con almeno due possibilità nella stessa azione che la palla entrasse in rete, ma è sempre stata salvata in maniera abbastanza carambolesca. Ancora adesso arriva Serena in ritardo sulla palla girata di testa da Cabrini, vedete Cabrini che gioca con una fasciatura molto sostanziosa al ginocchio sinistro, riportato l'infortunio nella partita di mercoledì contro il Real Madrid. Ha girato Cabrini di testa ed è arrivato con un attimo di ritardo Serena. Cerca di andare via Napoli con questo tentativo di servire Giordano, anticipo di Brio, poi intervento di Caricola, ora Bonini. Ha intercettato Romano, che, mentre il giocatore del Napoli è rimasto a terra nell'azione precedente con lo scontro. Vediamo Romano che attende istruzioni, il gioco è stato fermato. Viene rimesso in piedi Ciro Ferrara, numero 3 del Napoli. Napoli che ha confermato la difesa con Bruscolotti e Ferrara e con lo stopper Ferrario. Si riprende con un calcio di punizione in favore della formazione napoletana. Romano, vicino a lui c'è De Napoli, i due toccano la punizione. Favero in anticipo su Maradona, quindi Platini, Mauro, Manfredonia, Mauro ancora, mantiene in campo la palla. Cabrini, è proprio il sinistro, il ginocchio infortunato, e Cabrini è un mancino, quindi è chiaro il problema, anche il dubbio di Cabrini se giocare o no fino all'ultimo. Ecco Laudrup, altro giocatore che è appena adesso in recupero della migliore condizione. Sul cross di Laudrup, Ferrario ha messo in calcio d'angolo del quarto angolo per la Juventus. 4-1 il conto dei corner. Va Mauro a battere, il primo angolo di Mauro era stato appunto quello che aveva provocato l'azione vicinissima al gol. Ecco il calcio di angolo, Giordano in difesa, riprende Favero, non tenta il tiro, allarga ancora verso Mauro, su di lui c'è sempre Giordano in fase di copertura. Sola, quadrato il portiere Garella, ex veronese, campione d'Italia con il Verona quando il Verona vinse lo scudetto 2 anni fa, passato poi al Napoli per la seconda stagione. De Napoli perde un tackle scivolando davanti a Platini, poi però i due proseguono nello scontro e Agnolin assegna il calcio di punizione alla Juventus, perché De Napoli da terra ha fermato irregolarmente Platini che stava approfittando dello scivolone del napoletano, ed è lo stesso Michel Platini che ha sistemato la palla, poi si allontana sulla palla per la punizione. Mauro che fa venire in avanti Caricola, Bonini, buono spazio per il cross a rientrare, Serena colpisce ma male, da buona posizione ha colpito non in posizione perfetta e la palla era buona per il cross che aveva effettuato Bonini.
l'impatto di Serena non è stato dei più felici nella circostanza. Il Napoli tenta una replica con Maradona, contrastato da Mauro, perde la palla sbilanciato Maradona, Favero, Romano e Bonini, nella mischia arriva Mauro, ma l'arbitro aveva già fermato in precedenza, notando la irregolarità di Bonini. Calcio di punizione di Romano verso Giordano, si libera De Napoli scattando in avanti, Giordano però ha il contrasto di Mauro che lo ferma in fallo laterale, rimessa in gioco di De Napoli, quindi Romano. Arezzo-Parma 1-0, gol di De Stefanis. Calcio di punizione in favore del Napoli. Per questo fallo su Bruscolotti, ecco Giuseppe Bruscolotti. In Serie B, Vicenza 1, Catania 0, autogol di Vullo sul tiro di Savino. Vicenza 1, Catania 0. Mentre vediamo Diego Armando Maradona che ha sistemato il pallone, siamo a circa 25 metri dalla porta di Stefano Tacconi, posizione centralissima. Tanto c'è anche un rigore in favore del Messina in Serie B, mentre stiamo per vedere questa punizione di Maradona. Maradona riprende, para Tacconi, la punizione di Maradona, e poi Platini attocca indietro a Tacconi. Bella punizione di Diego Armando Maradona, finita sulla barriera, ha ripreso al volo ancora Maradona, ha scoccato un tiro violento su cui Tacconi si è esibito in un bel intervento, protetto poi dal recupero di Platini. Dunque si pareggiano le occasioni da gol per le due squadre che sono sempre sullo 0-0. Tanto il rigore del Messina è finito sul palo. Punizione di Platini verso Manfredonia, servito da Serena che aveva controllato il pallone, servito da Platini, aveva servito indietro facendo un po' la torre a beneficio di chi arrivava alle spalle, ed era appunto Manfredonia. Nell'azione la Juventus ha guadagnato il suo quinto calcio d'angolo, 5-1 gli angoli per la Juventus, sicuramente più pericolosa, anche se il Napoli ha avuto ugualmente un paio di occasioni. Ancora Brio, eccolo inquadrato adesso, si è spinto in avanti nell'occasione del calcio d'angolo per cercare il suo colpo di testa. Ormai Brio sta diventando elemento anche molto importante in zona gol. Tanto nell'azione successiva al calcio di rigore, finito sul palo, il Messina si è portato in vantaggio, quindi Messina 1, Genoa 0 per quanto riguarda il campionato di Serie B. Messina 1, Genoa 0. Favero poi Caricola, Bonini. Mauro alle prese con Nando De Napoli. Batte la posizione per la Juventus lo stesso Massimo Mauro. Cerca qualche compagno. Colpo di testa di Ferrario, poi riprende Bruscolotti. C'è un fallo su Bruscolotti, batte la posizione Romano per Salvatore Bagni. Si sgancia in avanti Ciro Ferrara. Eccolo, raggiunto dal pallone, Ferrara fa proseguire molto bene verso Maradona, la palla sul destro, deve ritardare quindi l'azione, va al tiro Giordano, alta la conclusione. Se Maradona fosse stato dotato di un destro della stessa efficacia del suo piede sinistro, da quella posizione avrebbe potuto tirare con molto pericolo in porta, aveva una buona palla, ma il destro non è il piede favorito di Maradona e quindi preferito ritardare l'azione aspettando il passaggio verso qualche compagno. Ha tirato Giordano fuori. Questa azione al 19° del primo tempo, sempre 0-0 a Torino fra Juventus e Napoli, in una partita tutto sommato divertente,
anche se non ci sono gol, sicuramente una partita ben giocata dalle due squadre. Manfredonia verso Mauro, anticipo irregolare da parte di Bagni, quindi calcio di punizione per la Juventus. Anticipo buono da parte dei giocatori napoletani con Giordano. Ecco Sola. Giordano sul lancio di Romano, riprende Bruscolotti verso Maradona, cerca l'aggancio volante, Brio in seconda battuta, recupera il pallone. Platini verso Mauro, triangolazione in profondità per far scattare Mauro lungo la fascia destra. Ha evitato Romano, arriva a contrastarlo Bagni, però in maniera irregolare, a giudizio dell'arbitro Agnolini, che comanda il calcio di punizione in favore della Juventus. Modena 1, Taranto 0 in Serie B. Intanto viene ammonito Bagni per le proteste ovviamente susseguenti al suo fallo. Bagni era convinto di aver effettuato un intervento non irregolare con la spalla, un contrasto a suo giudizio regolare. Agnolin ha segnato la punizione, Bagni ha protestato ed è stato ammonito adesso. Ecco la punizione verso Serena, la deviazione va alta. Rinvio Ghiarella. Bagni, dopo che Manfredonia rimane a terra nel contrasto, l'arbitro comunque ha fatto proseguire il gioco. Romano, Bruno Giordano verso Maradona, su cui agisce Favero. Ecco che viene intanto soccorso Lionello Manfredonia. Gioco interrotto dopo 22 minuti e 22 secondi nel corso del primo tempo per questo fallo su Manfredonia. Ecco Tacconi che effettua la rimessa in gioco verso Nicola Caricola. Bonini, attaccato con successo da Romano, recupero però di Brio, sbaglia Platini servendo proprio Romano, da Romano rapidamente a Maradona, tenta l'azione Maradona fra quattro avversari, il quarto lo ferma in qualche modo, riprende però subito il Napoli con Romano, Maradona allarga il gioco verso Giordano, indietro ancora per il tiro conclusivo da parte di Nando De Napoli, ecco inquadrato Ferdinando De Napoli, che ha tirato al 23esimo minuto fuori a conclusione di questa brillante azione di attacco della squadra napoletana. Buon pressing a centrocampo con cui il Napoli spesso riesce a rubare la palla agli avversari. Bonini, Latini, Laudrup, Mauro, avanza Brio sganciandosi in uno dei sempre più frequenti suoi raid offensivi. Serena lo ferma Ferrario, poi arriva anche Ferrara, quindi De Napoli, è ancora triangolazione verso Ferrara che controlla male, Laudrup ne approfitta, recupero però da parte di De Napoli che riconquista la palla in un tackle vincente su Laudrup. Romano sta per battere la punizione verso Maradona che scatta ma la palla è uscita fuori. Era uscita fuori la palla. Tra l'altro Maradona era anche in
posizione irregolare. Intanto il Modena ha raddoppiato, Modena 2 Taranto 0, e all'Olimpico la Roma in vantaggio con Berggren, un colpo di testa di Berggren su un cross di Agostini, dunque punteggio all'Olimpico Roma 1 Udinese 0. Ecco Francesco Romano che ha servito a Nando De Napoli, ha ottimo controllo De Napoli, quindi Bagni adesso, Sola, cercava di farlo Ferrara, c'era il fuorigioco, battuta la punizione dai giocatori della Juventus, dalla difesa juventina, ecco Bonini, Platini, apre per Mauro, su Mauro c'è De Napoli e il cross arriva lo stesso in aria, Serena e Laudrup ritardano un po' a comprendersi, cercando di combinare la conclusione di questa azione, ancora Brio, ma poi interviene Maradona, fermato da Manfredonia, Maradona, Manfredonia ancora, colpo di testa di Bruscolotti che allontana, Bonini alle prese con Giordano, Mauro ancora, Bonini detta il passaggio in profondità, Mauro invece stringe al centro verso l'area di rigore dove il pallone filtra, nessuno riesce a impossessarsene, l'azione sfuma a fondo campo dopo 26 minuti e mezzo al Comunale di Torino, è sempre 0-0 fra Juventus e Napoli. Romano, Renica, il libero del Napoli che si è sganciato poco in avanti, il Napoli è stato consigliato a una tattica prudente per quanto riguarda la posizione dei suoi difensori dall'avvio piuttosto veemente e pericoloso della Juventus. Mauro, ancora Juventus che recupera il pallone, Manfredonia, Platini, Bonini, insiste la Juventus, c'è Mauro, fuorigioco. Fuorigioco di Mauro. E quindi si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Ferrario. Renica, salta Bagni, anzi Ferrara, era Ferrara che controllava Laudrup, rimesso in gioco di Sola verso Bagni, eccolo Bagni, a Maradona, su Maradona ormai è chiaro c'è Favero, Maradona va a un cross, forse deviato, vediamo la decisione dell'arbitro, intanto all'Olimpico la Roma ha raddoppiato con Ancelotti, Roma 2 Udinese 0, mentre il Napoli batte il secondo calcio d'angolo, batte Romano, colpo di testa di Renica, palla fuori, bella occasione per il Napoli con Renica, eccolo inquadrato, si era spinto in avanti, vi dicevo pochi minuti fa come Napoli abbia dovuto rinunciare alle incursioni dei suoi difensori, lo ha fatto adesso in occasione del calcio d'angolo con un bello stacco di testa di Renica sull'angolo di Romano, sempre 0-0 fra Juventus e Napoli al 29esimo minuto e 20 secondi del primo tempo, Juventus in replica controllata. Sola, Ferrara, Sola, Renica, Bagni,
verso Maradona, si era raddoppiata la guardia su Maradona. In Serie B a Cesena, Cesena 0, Lazio 1, ha segnato Podavini su calcio di rigore, Cesena 0, Lazio 1, mentre vediamo in azione Nando De Napoli. Il cross in aria di De Napoli verso Sola e Maradona, anticipati dalla tempestiva uscita del portiere Tacconi. Fermato Laudrup, che poi ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per il Napoli, già battuto, appoggio verso Maradona che è in realtà l'attaccante ma più avanzato, Bruscolotti, va a un cross fermato dai difensori juventini, intervento in tackle di De Napoli giudicato irregolare, calcio di punizione per la Juventus. In Serie B ha raddoppiato il Vicenza, con Savino, Vicenza 2, Catania 0, in Serie B Vicenza 2, Catania 0. Ancora correggiamo comunque l'autore del secondo gol del Vicenza, che è Andrea Messersi, quindi Vicenza 2, Catania 0. Si rialza Mauro. In panchina la Juventus ha portato Bodini, Vignola, Bonetti, Pioli e Buso. Colpo di testa di Moreno Ferrario e poi Bagni indietro al portiere Garella. Renica. Romano. Salvatore Bagni. Viene via Renica dalla propria metà campo, effettua un lancio molto in profondità, agganciato da Maradona che aspetta che arrivi qualcuno in area, cerca un cross ma ci sono 5 giocatori della Juventus prima di trovare un napoletano. E subito la Juventus affida a Laudrup un rapido contropiede, c'è un doppio intervento irregolare di Ciro Ferrara che era stato scavalcato da Laudrup, il primo intervento irregolare non aveva fermato il danese. E Ferrara è stato costretto poi a ricorrere a una specie di placcaggio fermando il braccio del giocatore. Vedete inquadrato l'allenatore della Juventus, Rino Marchesi. Batte Platini la punizione per la Juventus. Ecco il francese, la traiettoria in area verso Serena, riprende Maradona fuori area. Anche Maradona è andato a proteggere la difesa in questo frangente, quindi replica Bruno Giordano. Intervento di Caricola e di Bonini su Giordano. Laudrup, Bonini. Intanto a Genova il Milan è in vantaggio con Virdis. Sampdoria 0, Milan 1, ha segnato Virdis. Platini, è troppo lungo il suo lancio. Per Virdis è il quinto gol stagionale. Intanto seguiamo questa azione d'attacco del Napoli. Viene in avanti Romano, potrebbe tirare ma si allunga un po' troppo la palla e perde il momento buono per il tiro. Recupero di Bagni, quindi Napoli ancora in possesso della palla con Giordano che va al cross, intervento da parte dei difensori juventini, pare che sia stato Fabbro l'ultimo a toccare con deviazione oltre il fondo in calcio d'angolo. Terzo angolo per il Napoli che sta un po' prendendo confidenza dopo
una prima parte, diciamo che i primi 20 minuti sono stati chiaramente dominati dalla squadra juventina, che è andata vicino al gol in una volta in una maniera clamorosa, ma comunque ha premuto con insistenza. Ora invece sta salendo il Napoli, che si sta rendendo pericoloso. L'angolo di Maradona, c'è un giocatore a terra, l'arbitro comunque ha fatto proseguire, va al tiro, Renica blocca involontariamente il tiro di De Napoli, ancora Sola per il Napoli, spinge, poi questo tiro cross finisce decisamente oltre il fondo. Ecco Renica, ecco Sola che ha concluso malamente questa azione. Prima un tiro di De Napoli era stato involontariamente fermato da Renica in una affollatissima area di rigore juventina. 35 minuti e mezzo, 0-0 fra Juventus e Napoli. Intanto a Genova la Sampdoria ha pareggiato con il tedesco Briegel, che proprio oggi rientrava dopo una lunga assenza. 1-1 fra Sampdoria e Milan, ha segnato Virdis per il Milan, ha pareggiato un minuto dopo Briegel per la Sampdoria, che aveva sbagliato in precedenza un calcio di rigore con Vialli, parato dal portiere milanista Galli. 36 minuti e 12 secondi a Torino, sempre 0-0 fra Juventus e Napoli. La Juventus con Massimo Mauro sta per battere questo calcio di punizione sulla tre quarti, con Brio e gli altri che si spostano in avanti. Ecco la traiettoria verso l'area di rigore, Manfredonia, colpo di testa di Sola, quindi ancora verso Serena, intervento di Ferrara che favorisce poi quello di Bagni, che è molto elegante, con molta calma controlla il possesso della palla, serve dunque Renica facendolo sganciare in avanti, ancora un lancio di Renica, questa volta Brio anticipa Giordano ma non controlla bene, Giordano lo disturba, Brio è costretto a disimpegnarsi con la collaborazione di Nicola Caricola, che viene in avanti cercando di trovare qualche compagno smarcato, ritarda un po' l'azione della Juventus in questa circostanza. Mauro, Latinia, Bonini, ecco l'azione che si allunga verso l'area di rigore del Napoli, Platini, Bonini ancora, ribattuto da Romano il primo cross di Bonini, che serve poi Mauro affidando a lui il compito di fare l'altro traversone, fuori gioco di Serena. Veneto, Aldo Serena di Montebelluna, trovato in fuori gioco, ha bloccato così questa azione juventina dopo 37 minuti e mezzo del primo tempo. Triestina in vantaggio sul Pescara per 2-1 con un gol di Bagnato, quindi rovesciato il risultato, era andato in vantaggio per primo il Pescara, pareggio e vantaggio della Triestina. Rimessa in gioco del Napoli con Sola, a cui viene restituito il pallone. Maradona gli è stato tolto il pallone, o meglio non ha potuto servirlo come voleva. La rimessa in gioco di Ciro Ferrara per il Napoli. Ferrara è stato convocato da Cesare Maldini per la nuova nazionale Under 21. Ecco un intervento brutto di Favero proprio su Ferrara. E vi dicevo che è stato convocato per la nazionale Under 21, la nuova nazionale Under 21 di Cesare Maldini, che esordirà mercoledì prossimo a Pordenone in una amichevole contro l'Austria, una settimana prima del suo debutto nel girone di qualificazione per il prossimo campionato d'Europa, che avverrà ad Empoli mercoledì 19 contro la Svizzera. Batte la punizione Napoli con Romano verso Maradona, Giordano ha recuperato, Maradona cerca di servire Bagni, uno scontro Bagni-Platini giudicato regolare dall'arbitro, palla comunque conquistata subito da Renica che fa venire in avanti Giuseppe Bruscolotti. Si inserisce De Napoli, Maradona, c'è forse un fallo ma l'arbitro anche in questa circostanza non punisce e non ritiene degno di essere punito questo intervento, quindi prosegue l'azione con Mauro. Serena ancora verso Mauro,
tackle su Bagni, alla meglio Bagni, questo tackle con Mauro, poi Bagni cerca di allungare la traiettoria verso Giordano, che va via in posizione di ala destra, e il recupero di Favero, di Caricola su Giordano, impedisce al centravanti napoletano di effettuare il cross. Deviazione comunque in calcio d'angolo, quarto corner per il Napoli, 5-4 il conto dei corner. Ecco Bruno Giordano che batte dalla bandierina verso Maradona, Cabrini, Mauro, Bonini, Mauro, viene via molto bene Mauro, ha superato De Napoli, serve in profondità, Laudrup allarga verso Bonini, lo fa male, la palla era uscita in fallo laterale. Siamo al 41esimo minuto di gioco quando Garella ha effettuato questo rinvio. Insegue la palla Caricola, il libero della squadra juventina. Come è noto è il terzo giocatore che in questo scorcio iniziale di stagione si è dovuto improvvisare libero per gli infortuni di Scirea e poi di Soldano. A Vicenza gol di Sorbello per il Catania, punteggio Vicenza 2, Catania 1, ha segnato Sorbello per il Catania. Calcio di punizione sulla tre quarti in favore della Juventus. Michel Platini sulla palla. Si allarga Bonini. Platini tira verso la porta. Barriera Serena. Sulla palla ribattuta, riprende ancora Platini, insiste la Juventus e poi Ferrario ha dovuto buttare via la palla per paura. Intanto episodio curioso a Genova, c'è stato un incidente all'arbitro Delia, probabilmente una distorsione, e la partita è sospesa, Sampdoria-Milan è sospesa. Intanto vediamo il settimo angolo per la Juventus, nel mucchio c'è un fallo da parte di Serena che ha travolto un avversario, Brio va a evitare che Bagni e Serena continuino a litigare, ancora Garella va a litigare con Serena, c'è qualcuno che cerca di tamponare il nervosismo, qualcun altro invece che rinfocola. Intanto su un altro monitor sto seguendo le due squadre di Sampdoria e Milan che stanno rientrando negli spogliatoi, probabilmente la partita sarà sospesa definitivamente, per adesso è sospesa momentaneamente, prima della fine del primo tempo una distorsione, ha fermato l'arbitro salernitano Delia, ha tentato di farsi rimettere in sesto dai massaggiatori delle due squadre, ma ha dovuto rinunciare, è stato portato a braccia fuori del campo. E quindi tutti ora sono rientrati negli spogliatoi, probabilmente la partita sarà sospesa così. A Torino 43 minuti e 35 secondi del primo tempo, sempre 0-0 fra Juventus e Napoli. Ferrara, che era rimasto infortunato nell'azione di prima, travolto da Serena, Bagni, Maradona, ecco la panchina del Napoli che si era agitata per gli episodi di prima, viene fermata l'azione juventina da Ferrara, va avanti Ferrara, allarga per Giordano, preso quasi un po' in contropiede, pensava che forse Ferrara a quel punto proseguisse da solo, e c'è un fallo di Brio su Giordano. Brio non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, che comunque ha segnato calcio di punizione alla squadra napoletana. Almeno 20.000 tifosi napoletani sono presenti a Torino
È il terzo grande incontro che si gioca in pochi giorni a Torino. C'è stato Juventus-Inter, poi mercoledì c'è stato Juventus-Real Madrid e oggi Juventus-Napoli. Ecco la punizione di Romano con deviazione, Brio mette fuori aria, Bonini completa il disimpegno difensivo, Sola va a impedire a Platini di far scattare il contropiede, ma Bonini riconquista la palla ancora, poi Bagni che ferma nuovamente Bonini, ancora Bagni, Sola e Renica, buon controllo di Bagni che comunque ha, ecco il fuorigioco di Giordano. Bagni ha rischiato un po' anche di prendere dei colpi perché mantenendo così a lungo il controllo della palla poteva invogliare l'avversario a un intervento duro, palloso su di lui. Mauro mette un buon pallone per Cabrini, pronto il cross, colpo di testa di Ferrario, Maradona, Cabrini ancora al cross in aria e la difesa napoletana mette ancora in calcio d'angolo, settimo angolo per la Juventus. Finale primo tempo in Serie B, Vicenza 2, Catania 1, Arezzo 1, Parma 0. Sull'angolo esce Garella e anticipa Cabrini. Ed è finito il primo tempo a Torino, 0-0 con le squadre Juventus e Napoli che vanno al riposo dell'intervallo. Juventus 0, Napoli 0, a risentirci fra un quarto d'ora circa. Al primo minuto di gioco. Questo è Lionello Manfredoni. Apre per Cabrini. La palla finisce in fallo laterale, rimette Ferrario, Renica. E Napoli qui perde la palla di nuovo. Ed ecco l'azione che sarebbe potuto significare il gol per la Juventus. Vediamo Aldo Serena. Cross. Ferrario di via in calcio d'angolo, a questo punto sono passati più o meno 40 secondi, batte Mauro, Mauro un bel giocatore, gran bella partita la sua, sta andando molto per la Juventus, ed ecco qua Garella rinvia alla meno peggio, salvataggio sulla linea, un colpo di testa prima di Brio, poi di Serena, e qua la Juventus ha veramente rischiato di passare in vantaggio al primo minuto di gioco. Dentro del primo tempo 0-0, le due squadre stanno per riprendere il gioco, ecco il fischio dell'arbitro Luigi Agnolin di Bassano del Grappa che dirige l'incontro con la collaborazione dei giudici di linea Baldi e Luci. Risultato dunque di 0-0, rivediamo subito le formazioni delle squadre. La Juventus gioca con Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Caricola, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini e Laudrup. Il Napoli gioca con Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Sola, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. Vediamo i parziali nelle serie A e B, Ascoli Fiorentina 0-0, Atalanta Como 0-0, Empoli Verona 0-0, Inter Torino primo tempo 1-0, gol di Altobelli, al primo minuto di gioco raddoppio dell'Inter ancora con Altobelli che ha ripreso un pallone deviato sul palo dal portiere Lorieri su un tiro di Rummenigge, doppietta di Altobelli dunque che sale a quota 7 ed è in testa alla classifica dei marcatori. Roma Udinese 2-0, gol di Berggren, raddoppio di Ancelotti. La partita Sampdoria-Milan è stata sospesa per un infortunio all'arbitro Delia. Il punteggio era verso la fine del primo tempo di 1-1. La Sampdoria aveva sbagliato un calcio di rigore con Vialli, parato dal portiere Galli del Milan. Il Milan in vantaggio con Virdis, immediatamente il pareggio della Sampdoria con Brigel. Poi l'infortunio all'arbitro Delia, che probabilmente riportava una distorsione e non era in grado di restare in campo. Ecco un bel tiro da parte di Manfredonia sulla punizione di Platini, controllato dal portiere del Napoli Garella.
dunque la partita Sampdoria-Milan, essendo sospesa, verrà poi recuperata probabilmente in settimana. In Serie B, Campobasso Pisa 0-0, Vicenza Catania 2-1, Lecce 1, San Benedettese 0, calcio di rigore di Pasculli al 47esimo del primo tempo in pieno recupero, azione del Napoli con Giordano che finisce fuori. Ancora in Serie B, Arezzo 1, Parma 0, Bari 0, Cagliari 1 con un rigore di Montesano all'ultimo minuto del primo tempo, Cesena 0, Lazio 1, rigore di Podavini, Cremonese e Bologna 0-0, Messina 1, Genoa 0, Modena 2, Taranto 0, Triestina 2, Pescara 1. Questa è la situazione in A e in B. 2 minuti e mezzo di gioco nel secondo tempo, fermata per fuorigioco questa azione del Napoli, calcio di punizione battuto dalla difesa juventina che cerca ora di venire in avanti la squadra bianconera, ma viene interrotta la sua azione da Bagni che tenta l'affondo. Brio alle prese con Bagni, va sul fondo, si scontra poi con Caricola quando comunque l'azione era già esaurita oltre la linea di fondo. Ha rimesso in gioco la Juventus con Tacconi che ha servito Sergio Brio, quindi Massimo Bonini. Verso Mauro, su di lui c'è De Napoli, è uno degli scontri più ripetuti in questo incontro. De Napoli che ha il compito di impedire a Mauro le discese sull'out destro. Ecco Mauro, c'è ancora un intervento di Romano, quindi di De Napoli. Platini, servito da Favero. Ecco in azione Bonini, fermato. Empoli 1, Verona 0, ha segnato Vertova. Empoli 1, Verona 0. Rimessa in gioco della Juventus con Bonini, mentre vediamo movimenti sulla panchina della Juventus. Ecco in azione Platini. Bonini. Platini ha servito Brio. Cabrini, sempre vistosamente fasciato al ginocchio sinistro, infortunato. Cross verso Laudrup. Sola. Manfredonia, dopo un mancato aggancio di De Napoli. Rimessa in gioco di Sola. L'Avellino ha fallito con Dirceu un calcio di rigore, adesso ha tirato Dirceu e ha parato il portiere del Brescia Liboni, quindi sempre 0-0 fra Avellino e Brescia dopo che il brasiliano Dirceu ha fallito un calcio di rigore che è stato parato dal portiere del Brescia Liboni. Vediamo Manfredonia che fa proseguire molto bene Cabrini, tiro di Cabrini, para, gol di Laudrup, ha segnato Laudrup, quinto minuto del secondo tempo, Juventus in vantaggio con un gol di Laudrup, il tiro di Cabrini, la parata da parte del portiere Garella che ha respinto, ma ha respinto corto e sul pallone piombato Laudrup che ha messo in porta sospingendo il pallone in rete. Laudrup si era visto pochissimo nel corso di questa partita e si può dire che non era mai entrato nell'incontro, però si è fatto trovare pronto all'appuntamento con questa palla respinta corta dal portiere Garella sul tiro di Cabrini. Una bella azione promossa da Manfredonia. Manfredonia, Cabrini, tiro, deviazione e gol di Laudrup. In Serie B ha pareggiato il Cesena con gol di Cuttone, quindi punteggio ora Cesena 1, Lazio 1. Vediamo la prima replica del Napoli con un malinteso fra Caricola e il portiere Tacconi che provoca un calcio d'angolo ed è il quinto della partita in favore del Napoli e sfiorato l'autogol addirittura. Colpo di testa di Manfredonia che mette fuori aria. Sola la rincorsa del pallone alle prese con Platini che ha la meglio su di lui. Platini ferma la palla, aspetta che arrivino i compagni. Manfredonia. Mauro. Si perde l'invito di Mauro controllato da Sola e Ferrara.
ha servito Maradona, su di lui Manfredonia ha messo in fallo laterale. 6 minuti e 40 secondi di gioco, rimessa in movimento la palla da Manfredonia, da Maradona, ecco ancora l'appoggio su Maradona. Bonini riprende, Renica, entra in area Renica e il Napoli fallisce una clamorosa azione, una clamorosa palla gol. Renica, anche lui è un mancino, si è trovato la palla sul destro, non se l'è sentita di tirare e a porta praticamente vuota il Napoli ha fallito 2 minuti dopo il gol di Laudrup la palla del facilissimo raddoppio. Bella incursione di Renica, che è stato bravissimo a venire in avanti, a costruirsi l'azione, ma poi il difetto di non avere un piede destro all'altezza della situazione ha portato Renica a sbagliare. In Serie B, Cremonese 1, Bologna 0. In vantaggio la Cremonese. Mentre vediamo che sta per entrare Carnevale col numero 16 nel Napoli. Bianchi ha portato in panchina il secondo portiere di Fusco, Volpecina, Muro, Caffarelli, appunto Carnevale che prende il posto di Sola adesso. Un centrocampista ha la tattica come Sola, lascia il posto a una punta come Carnevale che si affianca a Giordano e anche a Maradona nel tentativo di pareggiare, ma il Napoli era andato al pareggio praticamente già adesso con questa azione di Renica che è stata incredibilmente fallita, sciupata, con 3 giocatori del Napoli nell'area di rigore della Juventus davanti a Tacconi. Dunque Carnevale al posto di Sola nel secondo tempo, dopo 8 minuti circa, punteggio di 1-0 per la Juventus nei confronti del Napoli. Napoli in avanti con Maradona e Giordano. Maradona va a terra, ha ritardato l'azione, avrebbe potuto servire Giordano, invece ha ritardato un po' troppo l'azione e poi quindi è stato fermato irregolarmente, ma se si fosse liberato prima del pallone probabilmente avrebbe sia evitato il fallo sia consentito a Giordano di proseguire questo insidiosissimo contropiede. Adesso il Napoli batterà un calcio di punizione subito dopo aver subito il gol. Il Napoli ha già avuto 2 grosse opportunità per pareggiare. Ecco Tacconi che sistema la barriera davanti a Maradona. Due giocatori del Napoli cercano di disturbare la barriera della Juventus. Ecco la punizione di Maradona e il portiere Tacconi si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. 7° angolo per il Napoli.
Napoli ha smesso di sbagliare nelle tante azioni che ha saputo creare. Pensate che sono stati battuti nel secondo tempo 9 calci d'angolo, tutti a favore del Napoli, nessuno per la Juventus. Per la Juventus la partita si è messa veramente in maniera difficile. Ora Platini cerca di reagire, ma la Juventus appare stanca, appare provata anche sul piano psicologico. Non dimentichiamo che esce da quel tremendo finale della partita di mercoledì in Coppa dei Campioni, quando ai calci di rigore è stata eliminata dal Real Madrid, quindi sta ancora pagando forse sul piano psicologico, sul piano nervoso, quello sforzo di mercoledì. E questo si sente soprattutto in un momento così importante come è stato il momento in cui la Juventus ha dovuto difendere il vantaggio. Forse se la partita fosse rimasta sullo 0-0, se l'Autrup non avesse segnato, la partita sarebbe andata avanti più tranquilla, più controllabile da parte della Juventus. Magni, Maradona, ancora interviene Maradona, va via, ancora palla sul destro, non può tirare, deve far proseguire De Napoli che rimette verso Carnevale. E ancora vedete il difetto di Maradona, è un grandissimo campione Maradona, ma non ha il destro, o comunque ha pochissima fiducia nel suo destro. Aveva la palla per tirare in porta e invece, non sentendosela, ha preferito far proseguire. Era un'azione da gol, ancora una volta vanificata da questo difetto di alcuni giocatori che hanno soltanto un piede buono e non sono in grado poi di svolgere i più elementari controlli con l'altro piede. Questo è un difetto che si deve riscontrare anche in un grandissimo giocatore come è appunto Maradona, capace di inventare delle cose incredibili. Prima l'abbiamo visto in un'acrobazia impensabile per tirare ugualmente di sinistro, visto che la palla gli era di nuovo sul destro. 40 minuti e 50 secondi a Torino, sempre Napoli in vantaggio per 2-1. Platini si libera di un avversario, serve in aria verso Brio. Giordano aggira Bonetti, scatta in tandem Volpecina. Giordano invece sbaglia, cercando di servire al centro. Caricola verso Platini, Bruscolotti lo ha anticipato, fermandolo in fallo laterale. La rimessa in gioco della Juventus ancora con Michel Platini. Servizio per Laudrup. Laudrup si è visto solo in occasione del gol, è stato praticamente sempre fuori della mischia, sempre fuori della partita. Era stato bravo a trovarsi all'appuntamento con il pallone nel momento buono del gol. Ecco, va al tiro Bonetti, azione che si esaurisce sul fondo. Tiro di Bonetti dopo 41 minuti e 45 secondi. Ecco Ivano Bonetti, fratello del Dario milanista. Milan che oggi non ha giocato. Finale ad Ascoli. Fiorentina batte Ascoli 1-0. Finale a San Siro. Inter batte Torino 2-1. Quindi l'Inter sale a quota 12. Il Torino resta a 9. La Fiorentina sale a quota 7. L'Ascoli resta a 6. 0-0 fra Avellino e Brescia. Ricordo che l'Avellino ha fallito un calcio di rigore con Dirceu, parato dal portiere del Brescia. Quindi Brescia che sale a quota 4 e Avellino che va a 9. In Serie B, finale ad Arezzo, Arezzo e Parma 1-1. Serena in buona posizione. Ha cercato di passare e invece aveva forse la possibilità di tirare. Serena ha ritardato ed è questo il primo calcio d'angolo della Juventus nel secondo tempo. Ottavo angolo per la Juventus. 43esimo minuto del secondo tempo, la prima volta in cui la Juventus ha potuto reagire. Ma ecco il contropiede del Napoli, è portato da Maradona verso Bruscolotti, tiro di Bruscolotti fuori il diagonale di Bruscolotti sul buon pallone servito da Maradona, nella tipica classica azione di contropiede che ancora una volta ha punito
la Juventus è tutta spinta in avanti ma incapace di tornare a proteggere la propria difesa. ...0-0 fra Atalanta e Como. Finale a Roma, Roma batte Udinese 4-0, Roma che sale dunque a quota 12. L'Udinese che resta a meno 1. Quindi Inter e Roma stanno raggiungendo la Juventus se il punteggio resterà favorevole a Napoli. Juventus che cerca le ultime chance di recuperare il pareggio ma scatta ancora via in contropiede il Napoli con Giordano, evita un avversario, poi allarga per una conclusione di Volpecina sbagliata, ecco Volpecina che comunque era forse in fuorigioco e quindi si sfuma questa azione del Napoli in contropiede. La Juventus che tenta ancora di riportarsi in avanti, ecco Caricola che viene sotto, mette al centro, colpo di testa di Bagni, controlla Bruscolotti, un rinvio alla vecchia maniera in tribuna con palla allontanata mentre mancano 10 secondi alla conclusione del tempo regolamentare. Rimessa in gioco sempre di Caricola, Laudrup sbaglia anche un semplicissimo appoggio, Maradona ne approfitta, viene fermato da Pioli, riprende ancora Laudrup, fermato da Bruscolotti, da Ferrara, scatto ancora del Napoli, di nuovo in contropiede con Carnevale, vicino a lui c'è Volpecina, Carnevale punta verso l'area di rigore, serve Volpecina, va al tiro, gol! Terzo gol del Napoli in contropiede e il trionfo del Napoli, ha segnato Volpecina al 45esimo minuto e mezzo, è proprio la rete che suggella questo trionfo del Napoli e soprattutto questa resa incredibile da parte della Juventus, una Juventus in grandissima difficoltà nel secondo tempo, una Juventus in crisi, una Juventus incapace di reagire, incapace anche di sorreggersi fisicamente e dunque il risultato finale rispecchia veramente la grande difficoltà che ha avuto la Juventus, che forse ha avuto il torto paradossalmente di andare in gol. Se non avesse segnato forse non avrebbe subito una reazione così veemente. Il Napoli si è reso conto man mano che reagiva di quanto fosse fragile la difesa della Juventus, di quanto fosse facile poter entrare e dominare nella metà campo avversaria, cosa che non si era azzardata a fare prima sullo 0-0. Risultato finale a Torino, Juventus 1, Napoli 3, dopo 29 anni dunque il Napoli espugna il campo di Torino e lo fa in una giornata che diventa anche storica in quanto dopo 11 anni il Napoli torna ad essere solo al comando della classifica. Infatti con questa vittoria a Torino il Napoli si porta a quota 14, mentre a quota 12 restano la Juventus, vediamo uno sconsolato Cabrini uscire dal campo, Juventus con 12 punti, Roma e Inter che sono salite a quota 12 affiancando la Juventus. Ma da oggi comincia la fuga del Napoli che ha battuto la Juventus, le ha inflitto la prima sconfitta interna ed è addirittura la prima sconfitta assoluta di questa stagione, la staccata di 2 punti. Napoli in fuga, domenica prossima campionato di affermo, perché sabato ci sarà la prima partita del campionato europeo a Milano fra Italia e Svizzera. Dunque campionato fermo, la Serie A tornerà fra 15 giorni. Ed ecco l'immagine di Diego Armando Maradona che non ha segnato, ma il Napoli è primo in classifica avendo battuto la Juventus per 3-1. Arrivederci dall'Italia.